Buonasera e bentrovati all'ultima puntata di Salute e Sapori. Finisce questa sera la nostra stagione, la stagione di questo programma che ha avuto un buon riscontro in termini di ascolto, anche grazie alla vostra partecipazione, perché il pubblico da casa, ricordiamo, può intervenire nel corso della trasmissione inviando degli SMS al numero 331-6954-611 oppure telefonando su rete fissa allo 0874-67971. Questa sera, proprio perché è una puntata speciale di Salute e Sapori, abbiamo deciso di movimentarla un po', quindi avremo un medico, quindi un rappresentante comunque dell'ambito medico-sanitario, e avremo dei produttori, quindi oltre poi a dei sommelier, perché abbiamo deciso di dedicare la nostra puntata al mondo del vino. Quindi innanzitutto io partirei proprio dalla presentazione dei nostri ospiti e iniziamo dal dottor Marco Tagliaferri, nutrizionista ed esperto di bioetica. Buonasera dottore, ben Buonasera. trovato, grazie per aver accettato il nostro invito. Abbiamo poi Sara Catabbo, titolare delle cantine Catabbo di San Martino in Pensilis. Ciao Sara, buona Ciao, serata anche a buonasera. te. Abbiamo Vincenzo Cianfagna, titolare dell'azienda agricola Cianfagna di Acquaviva Colle Croce. Buonasera a Vincenzo, tutti. A buonasera, grazie per voi. essere qui con noi. Enrica Duva, titolare delle cantine Duva di Larino. Buonasera. Buonasera Enrica. Però a sostegno ovviamente di quanto diremo nel corso della nostra puntata abbiamo anche due ospiti d'eccezione, sono due sommelier dell'AIS e abbiamo Carlo Palladino e Giuseppe Di Elsi. Buonasera, buonasera a voi. E ci daranno comunque poi anche dei suggerimenti su come bere un buon vino, anche come riconoscerlo. Cercheremo insomma di apprendere anche da loro. Io inizierei la nostra puntata proprio con il dottor Marco Tagliaferri. Abbiamo ricordato, lui è un nutrizionista. Dottore, noi sappiamo che il vino tra gli alcolici è la bevanda comunque maggiormente correlata anche ad una diminuzione dell'incidenza dei fenomeni aterosclerotici e anche delle cardiopatie. Quindi cerchiamo di rintracciare anche in maniera molto semplice per i nostri telespettatori quelle che sono le proprietà benefiche di questo alimento. Innanzitutto dobbiamo chiarire le quantità, cioè il vino fa bene se assunto in quantità adeguate, il vino fa male se si abusa, quindi del vino si deve parlare di buon uso ma mai di abuso. È una premessa indispensabile per far comprendere che basse quantità di vino esprimono benessere e salute. Lei ha citato un passaggio molto importante, le malattie aterosclerotiche, e si dice da tempo che il vino fa buon sangue. Probabilmente il detto popolare ha preso piede, forse anche non conoscendo i meccanismi che portano a far buon sangue il vino. Certamente il vino è una non è un alimento. È una bevanda alcolica e come tale va partecipata con la dovuta attenzione, come dicevo all'inizio, assunto in quantità adeguate, non nocive. Il vino, oltre all'alcol, contiene delle proprietà nutritive, delle proprietà che esprimono salute e benessere. E queste proprietà sono espresse dagli antiossidanti, i cosiddetti polifenoli, ce ne sono diversi, di polifenoli, i flavonoidi, gli antociani, gli stilbene e tanti altri. Questi hanno una proprietà formidabile perché sono antiossidanti. Per far comprendere un po' la funzione degli antiossidanti, vorrei fare questo esempio, cioè noi siamo un organismo metabolico, nel senso che nel nostro interno avvengono delle reazioni che esprimono delle molecole dannose. Queste molecole dannose sono i radicali liberi, sono delle molecole impazzite, delle molecole insofferenti, delle molecole, diciamo, che vanno alla ricerca continua di una stabilizzazione, devono necessariamente legarsi a un'altra molecola, proprio perché questa loro follia proprio di instabilità all'interno dell'organismo.
Quali sono le molecole che questi radicali liberi prediligono? Sono gli zuccheri, le proteine, i grassi, i componenti essenziali della cellula. Ora immaginiamo che una molecola impazzita va a legarsi a una struttura fondamentale di una cellula creando il danno. Quindi dobbiamo necessariamente interrompere questa strada che porta al legame tra il radicale libero e la struttura fondamentale della nostra materia, che è la cellula. Chi svolge questa funzione? Gli antiossidanti. Bloccano questo passaggio tra la libertà del radicale libero e il legame con queste strutture. Quindi l'antiossidante va visto come una barriera, come una diga, come una impossibilità del radicale libero di esercitare il suo danno. Ebbene, il vino contiene antiossidanti che esercitano questa funzione. Dottore, lei ha parlato ovviamente di quantità, cioè bisogna comunque stare attenti ad una giusta, diciamo, dose, no? Quindi comunque che consiglio darebbe ai nostri telespettatori? La quantità è essenziale, perché se si supera la quantità noi andiamo al di là del consentito di alcol. Se non ci fosse l'alcol, noi di vino ne potremmo bere a volontà, proprio per queste proprietà nutritive, ma siamo limitati dalla quantità di alcol. Per cui nella giornata le ricerche scientifiche hanno dimostrato che dovremmo attestarci tra i 300 e i 400 millilitri, in modo da non superare i 40 grammi di alcol al giorno. C'è da tenere presente anche un'altra cosa, che è vero che il vino non è un alimento ma una bevanda alcolica, ma il vino esprime calorie, ecco. Quindi 70 calorie ogni 100 millilitri. Se beviamo, assumiamo 400 millilitri in una giornata, assumiamo il massimo consentito di alcol, nel contempo la giusta dose di antiossidanti, però dobbiamo tenere presente che 7 per 4 sono 280 calorie che vanno inserite nel contesto calorico quotidiano che viene assegnato a ciascuno di noi. Grazie dottore. A proposito di salute, io adesso vorrei parlare proprio con Sara Catabo, perché la vostra azienda è stata selezionata nell'ambito di un importante progetto proprio a livello nazionale, no? Il progetto MAGIS. Quindi insomma, spiegaci un pochino di cosa si tratta. Sì, MAGIS è il più innovativo progetto per la sostenibilità della produzione del vino in Italia ed è anche riconosciuto a livello mondiale tramite l'OIV, che è appunto l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino. Come dice lo stesso nome, MAGIS è una parola latina che significa appunto di più, sempre meglio. Ora, se questo viene applicato in agricoltura, è diventato, quindi diventa un sinonimo di eccessiva precisione, chiedo scusa. Perché in vigna si vanno ad attuare trattamenti chimici solo laddove e quando necessario. Ora, il progetto MAGIS non è né un progetto che tratta il biologico né tantomeno il biodinamico, però è un progetto avanzato che va già ad applicarsi sulla pianta stessa. Una pianta che è malata dà vita sicuramente ad un vino che non solo, diciamo, è qualitativamente scarso, ma nello stesso tempo può essere attaccato da sostanze che comunque sono ben più dannose dei residui chimici che possono essere diciamo lasciati sul vino stesso. Ora, noi del biologico e del biodinamico comunque condividiamo quelli che sono i principi salutari, cioè la naturale fertilità del suolo, la sostenibilità della vigna e anche la sicurezza del vino, ma reputiamo contemporaneamente che tutto questo debba essere comunque fatto seguendo l'innovazione. Quindi sia la fertilizzazione, però soltanto quando necessaria e laddove necessaria. Quindi si va, insomma, a nutrire la pianta in maniera tale però da evitare che crescano eccessivi germogli che poi sono il punto di attacco dei parassiti. In secondo luogo, sì, viene effettuato il disserbo, ma quando necessario è soltanto lungo il filare. Infine, in epoca di vendemmia, i grappoli che giungono a maturazione sono ben evidenti e quindi vengono raccolti solo quelli.
Ora, diciamo, dall'entrata in vigore di questo progetto, che poi è anche un programma, sono circa 300 gli ettari in tutta Italia che stanno cominciando ad essere trattati secondo un vero e proprio disciplinare di coltivazione. Infatti penso che ormai tutti abbiano sentito parlare dei cosiddetti vini liberi, cioè vini liberi da solfiti, ma che debbano essere secondo noi comunque liberati già dalla vigna. Quindi un vino sì, libero di esprimere se stesso, libero di esprimere il territorio e libero ovviamente da possibili campagne pubblicistiche che possano andare in qualche modo a denigrarlo. Quindi un vino che vada a esprimere il territorio o il vitigno di appartenenza. Noi come azienda abbiamo creato ovviamente una nuova bottiglia di Tintilia, perché ormai è questo, insomma, l'effigie del nostro territorio, che si chiama Tintilia S, che è appunto un prodotto a basso contenuto di solfiti e che proviene dalla vinificazione separata di uve Tintilia che sono poste su un suolo che appunto andiamo a trattare con degli interventi cosiddetti leggeri. Quindi adesso magari chiediamo anche l'aiuto di Carlo Palladino proprio per comprendere un po' meglio quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità di questa nuova prodotto. Tintilia. Sì. Due parole sulla Tintilia, che è l'unico vitigno autoctono molisano, di origine spagnola, importata in Molise verso la fine del Settecento, un vitigno che aveva una grossa diffusione in Molise e poi nel secondo dopoguerra ha iniziato a ridursi la superficie vitata. Da una decina di anni e poco più è iniziata questa opera importante di recupero di questo vitigno. Tintilia ha avuto il riconoscimento come DOC nel 2011 e, come diceva giustamente Sara, è il prodotto che fa contraddistinguere il Molise nel mondo del vino e per il quale quasi tutti i produttori, se non tutti, hanno ottenuto grossi riconoscimenti. Su due indicazioni su come si degusta il vino, su qual è la tecnica che si utilizza nell'Associazione Italiana Sommelier. Tre sono le fasi, cioè l'esame visivo, quello olfattivo e quello gusto-olfattivo. Non andremo a utilizzare la nostra terminologia perché potrebbe essere troppo specifica. Per ogni singola fase ci sono dei parametri da valutare. Nello specifico, per quanto riguarda l'esame visivo, il parametro più importante è il colore e soprattutto l'intensità, perché l'intensità è la vivacità del colore, perché ci dà indicazione se c'è stata una corretta, se un'uva è sana e una corretta tecnica di produzione. Qui nello specifico abbiamo un vino che ha una buona intensità di colore, un rosso rubino con una bella vivacità e che ci dimostra anche quella che chiamiamo consistenza, le lacrime e gli archetti, che ci dà indicazione sulla struttura del vino. Dal punto di vista olfattivo, i riconoscimenti sono riconducibili a frutta matura, frutta rossa. Abbiamo anche note di mora, di amarena, e la caratteristica distintiva della Tintilia rispetto agli altri vitigni è questa nota di spezia, diciamo il pepe nero, che è individuabile un po' in tutte le Tintilie. I profumi sono gradevoli e per quanto riguarda il gusto è un vino secco che ha un buon contenuto alcolico, che però è ben bilanciato dalle altre componenti. Ha una bella acidità, la Tintilia ha questa caratteristica di una acidità più alta rispetto agli altri vini. È un vino di corpo che anche al gusto ci dà una conferma su quelli che sono stati i sentori che abbiamo percepito nell'olfatto. Quindi anche qui ci torna il sentore della frutta matura, ma anche di questa nota speziata. Nessuna delle tre Tintilie che abbiamo qui fa legno, fanno tutte acciaio, quindi non abbiamo il sentore della vaniglia del legno che viene dato dal passaggio in botte. Spero di essere stato abbastanza
Grazie, esaustivo e non troppo grazie tecnico. Carlo. Bene, io adesso ti farei una domanda proprio da profana, quindi anche a nome dei nostri telespettatori. Come facciamo, diciamo, a riconoscere, comunque non avendo poi magari competenze, oppure ad orientarci nel mare magnum, diciamo, di questo, del mondo del vino, proprio un vino? Cioè, quando andiamo per esempio a casa, faccio proprio un esempio pratico per noi, diciamo che ci troviamo a dover comprare, a dover acquistare una bottiglia da portare semplicemente a cena, a casa di amici. Quindi un consiglio lampo, ovviamente, su come poter orientarci. A parte, ovviamente, scegliere le cantine molisane, questo senza ombra Diciamo di che dubbio. il ruolo nostro è quello di divulgare la cultura del bere bene e consapevole, e ovviamente cerchiamo di valorizzare i vini e il cibo del nostro territorio. Una indicazione: non è il prezzo l'unica variabile che è indice di qualità, ognuno poi dopo ha un gusto personale. Certo, ci sono dei parametri che possono essere indici di qualità. Diciamo che è importante comprare, provare, allenarsi e possibilmente avvicinarsi ai corsi che le varie associazioni fanno, che sono uno dei modi per diffondere la cultura del vino. Ecco, per quanto riguarda, tu adesso hai nominato, insomma, i vari corsi che vengono effettuati. Ecco, vuoi illustrarci un po' anche qual è l'attività dell'AIS in questo senso? Se comunque quando vengono attivati questi corsi, come fare ad approcciare al mondo del vino? Sì, noi abbiamo un percorso formativo che si articola su 3 livelli. Ogni livello si compone di 15 lezioni. Alla fine del terzo livello c'è l'esame. Gli argomenti, per quanto riguarda il primo livello, abbiamo l'introduzione all'enologia, alle tecniche di vinificazione e ovviamente l'elemento centrale è la tecnica della degustazione. Il secondo livello si ha una panoramica sulla viticoltura nazionale, internazionale e mondiale. Il terzo livello, che è il completamento della figura del sommelier, si studia la merceologia degli alimenti e l'abbinamento cibo-vino, che è quello che un sommelier deve saper fare, quindi saper degustare, ma anche trovare l'abbinamento che esalti sia il cibo che il vino. Periodicamente noi organizziamo questi corsi, i nostri riferimenti sono rintracciabili sul sito www.aismolise.it e lì ci sono tutte le indicazioni, raccogliamo le manifestazioni di interesse, dopo di che organizziamo corsi sia su Campobasso, sia su Isernia che su Termoli. Grazie mille Prego. Carlo. Io volevo tornare proprio a parlare con Sara. Se tu dovessi definire un po' qual è la filosofia della vostra azienda, ecco, come la definiresti in poche In parole? una sola parola, innovazione. Ecco. Insomma, abbiamo cercato di dimostrarlo anche aderendo a questo progetto, ma anche sul fatto che abbiamo creduto molto, molto nella tintilia, quindi oltre ad offrirne una versione che noi definiamo normale, siamo riusciti anche a spumantizzarla. Quindi penso che sia questa la cosa fondamentale. Bene, grazie, grazie mille Sara. Io adesso vorrei invece spostarmi proprio a Vincenzo Cianfagna. Vincenzo, io vorrei innanzitutto far conoscere la vostra azienda agricola ai nostri telespettatori. Quindi, insomma, ti chiederei ovviamente in poche parole quali sono i punti di forza, ecco, se tu dovessi definirli un po', rintracciarli della vostra azienda. I punti di forza della nostra azienda sono la tradizione, innanzitutto, nel senso conserviamo delle lavorazioni molto particolari in vigna e non solo, soprattutto lavorazioni di territorio. Quindi cerchiamo di portare i nostri prodotti, i nostri vini, la semplicità e la genuinità che contraddistingue appunto la produzione agricola in generale. Non a caso diceva anche Sara prima, sta facendo innovazione, quindi nell'innovazione c'è anche tradizione, quindi non ci dobbiamo distaccare dalla nostra innovazione, scusate il gioco di parole, ma dobbiamo conservare anche una certa originalità di territorio, insomma. Grazie, grazie mille Vincenzo. Io adesso vorrei chiedere alla regia proprio di mandare in onda un contributo esterno che abbiamo realizzato nella vostra azienda agricola. Lo guardiamo insieme e poi lo commentiamo. Abbiamo
abbiamo 4 ettari di vigna, 3 di Tintilli e 1 d'Aglianico. Il vigneto è quello che vedete qui alle nostre spalle, è come un giardino. Papà e Vincenzo passano le loro giornate qui per lo più. Le rose che sono davanti a ogni filare non sono solo una questione estetica, loro sono il primo campanello d'allarme quando ci sono degli attacchi, per cui in quel caso sappiamo che dobbiamo intervenire sul vigneto e fare un trattamento di zolferrame. Per lo più, appunto, stavo dicendo, è Tintilia, questa zona qui che vedete fino alla strada, e l'Aglianico ha una vegetazione molto diversa rispetto a questa. La potatura che si fa è una potatura anche verde, per cui i grappolini che ancora si cominciano a vedere sono ben distribuiti su tutto il vigneto e ben distanziati, in modo che la ventilazione riesce a tenere sempre il vigneto molto ben asciutto e appunto non ci sta un microclima che permette gli attacchi dei funghi. Solo zolferrami, come stavo dicendo, come trattamenti, quindi parliamo di un prodotto estremamente naturale. Quello che vogliamo, appunto, per il momento abbiamo cominciato con l'integrato, il nostro futuro è verso il biologico, perché che facciamo già, in realtà ci manca la certificazione perché tutta l'azienda dovrebbe essere poi riportata a biologico, e l'azienda è abbastanza grande, sono circa 100 ettari, per lo più seminativi e oliveti per il momento. Le annate molto calde, come per esempio il 2011-2012, sono state delle annate spettacolari come vino, però con produzioni bassissime. Il disciplinare ci permette di arrivare fino a 80 quintali ad ettaro, noi nel 2011 per esempio abbiamo raccolto meno della metà. La nostra caratteristica è quella di appunto puntare tantissimo sul vigneto, la nostra forza è questa. Perché un'uva sana arriva in cantina perfetta, sana, raccolta al momento giusto. Noi non compriamo uve, le uve sono solo quelle aziendali, quelle che trasformiamo, per cui questo ci permette di avere un prodotto perfettamente controllato dall'inizio alla fine, quindi dalla produzione fino alla trasformazione. La 2011 e la 2012 sono 2 anni veramente eccellenti, produzioni basse, però basse rese, però un prodotto veramente di alta qualità. Ecco, prima di continuare ovviamente ringraziamo Mena di Rienzo per aver collaborato proprio alla realizzazione di questo contributo esterno. Vincenzo, quindi insomma abbiamo sentito che voi volete andare verso il biologico, quindi questa scelta ovviamente ponderata, insomma, che comunque trova anche delle barriere poi a livello burocratico. Sì, che comunque bisogna superare. Il biologico non è solo la nostra scelta, anche una scelta rivoltaci dal mercato, quindi abbiamo delle richieste, non a caso anche le altre cantine si stanno rivolgendo verso una sorta di conversione all'integrato in primis, e poi dopo c'è il passaggio con il biologico. Già nei nostri areali facciamo biologico di per sé, a 500 metri di altezza voglio dire, c'è molta escursione termica, l'ambiente è sano, salubre, quindi già facciamo delle lavorazioni biologiche, solo ci manca la certificazione. Ad oggi siamo in conversione con l'integrato e quindi ci stiamo proponendo sul mercato nel prossimo futuro ad avere una certificazione, quindi anche per certificare i nostri prodotti in tal senso, insomma. Anche perché c'è un basso impatto ambientale, quindi facciamo dai 3 ai 4 trattamenti all'anno con solo zolfo e rame, quindi non prodotti di sintesi, di laboratorio, quindi trattiamo i nostri vigneti in modo estremamente naturale. Poi non in ultimo, in ordine di importanza, ma anche la mano dell'uomo, che è importante nel scegliere i germogli e i futuri grappoli che porteranno a termine la nostra produzione, insomma. Vincenzo, io poi parlando con Mena proprio in occasione appunto della visita nella vostra azienda agricola, ho notato questa particolarità, il fatto che per ogni filare voi avete una pianta di rose, proprio perché c'è una scelta, comunque non casuale, non soltanto estetica. È una domanda molto gettonata, nel senso che ha una semplice spiegazione. Io la metto sul simpatico, sono un tipo romantico. Va bene, che colpisce subito, ma c'è un motivo di fondo, insomma, ma non è il solo
anche perché l'ha detto, ci ha spiegato, mi ha spiegato mia moglie nel servizio, insomma. I funghi, l'oidio e la peronospora sono i primi a intaccare la rosa e poi si rivolgono verso il vigneto. Solo che non possiamo aspettare che i nostri funghi invadano prima la rosa e poi si comportino di conseguenza nei confronti del nostro vigneto. È un indice di allarme, ma l'abbiamo messa per una sorta di coreografia, insomma. Abbiamo copiato i toscani. Grazie mille. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo con i nostri ospiti in studio. Restate con noi. Ed eccoci di nuovo in puntata con i nostri ospiti. Prima di assaggiare praticamente questo vino, questa tintilia di Vincenzo Cianfagna, ecco, cerchiamo un po' anche per Vincenzo di comprendere qual è in una parola la vostra filosofia, diciamo, aziendale. Abbiamo parlato di innovazione con Sara Catabbo, possiamo dire tradizione con la vostra? Tradizione e genuinità soprattutto. Abbiamo detto che la produzione vengono a 500 metri di altezza, i filari sono esposti a sud, quindi abbiamo una buona escursione termica. Pensiamo che d'estate sui 35 gradi di giorno, la sera 20-24 gradi, quindi questo continuo stress che si induce nel singolo acino induce ad avere un estratto secco. Le basse rese per ettaro danno qualità e profumi anche in vinificazione. Quindi il lavoro parte soprattutto in vigna, quindi il nostro presupposto è quello di occupare molto tempo in vigna, avere un prodotto sanissimo, con un basso rese, come detto prima, appunto per avere profumi e aromi. Raccogliamo più tardi possibile, quindi cerchiamo di avere già morbidezza in vigna, quindi a discapito della freschezza, tra virgolette, perché sappiamo che come aumenta lo zucchero diminuisce l'acidità. Di conseguenza è una scelta aziendale questa, avere un tannino già morbido in vigna e portarlo in cantina, quindi portiamo le nostre uve con una buona dotazione zuccherina. Quindi come diceva anche il dottor Tagliaferri prima, l'alcol non è il solo depurato al consumo, ma quindi anche a dare qualità nei vini, ma anche estratto, profumi che si ottengono con la raccolta tardiva. Quindi cerchiamo di portare l'uva più sana possibile in cantina e la facciamo fermentare in modo estremamente naturale. In alcuni anni adoperiamo anche dei lieviti acquistati sul mercato, ma se non abbiamo problemi, se no la maggior parte della vinificazione avviene con lieviti indigeni. Quindi con soli 10-12 travasi mettiamo il nostro vino in bottiglia. Quindi non c'è filtrazione di sorta, soltanto travasi pescati dall'alto. Quindi cerchiamo di stressare il meno possibile il vino e lo proponiamo in bottiglia. Figuriamoci che neanche la precipitazione tartarica viene fatta in azienda. Abbiamo i macchinari, le cisterne atte a fare questo processo, ma però non per vostra scelta, una scelta aziendale anche. Perché dalla mia piccola esperienza che ho acquisito in questi anni ho visto che più stressi il vino e più vai a spogliarlo, insomma. Quindi profumi e aromi che sono non altro che delle molecole molto volatili vanno a disperdersi, quindi verranno a mancare nel nostro vino. Di conseguenza cerco di spiegare ai consumatori che un vino che rispecchia l'ideologia dell'azienda, insomma. Ecco. Noi adesso, con l'aiuto proprio di Carlo, cercheremo di comprendere un po' meglio le caratteristiche della tintilia dell'azienda agricola Cianfagna. Stato in degustazione Sator, la sua tintilia annata 2009, tutti e tre hanno la stessa annata. Dal punto di vista visivo, oltre alla limpidezza, si vede anche qui la vivacità del colore e abbiamo delle tonalità che vanno più verso il granato, sintomo di segno di una maggiore evoluzione rispetto all'altro. Però anche qui abbiamo una buona vivacità del colore e, ruotando il bicchiere, anche qui ci dà conferma della sua struttura e del corpo di questo vino. Dal punto di vista olfattivo, anche qui riconoscimenti puliti, riconducibili sempre alle famiglie della frutta matura, more, abbiamo
fiori e sempre l'elemento distintivo che è la spezia, pepe nero e anche una leggera nota di tabacco, sempre profumi gradevoli e puliti. Dal punto di vista gustativo, anche qui è un vino secco, non ha residuo zuccherino, la nota alcolica è evidente, ma è controbilanciata sia dall'acidità e sia dal tannino, che è l'elemento che distingue i vini rossi dai vini bianchi. Abbiamo detto che ha un buon corpo ed è comunque un vino di piacevole e buona fattura. Ecco, se dovessimo abbinarlo a qualcosa, quindi parliamo insomma di abbinamenti. Sì, per le caratteristiche e la struttura del vino, sicuramente piatti molto, molto importanti e con una struttura importante, che possono essere primi con ragù di carne oppure direttamente dei secondi molto, molto strutturati. Con una preparazione leggera ovviamente prevarrebbe il vino rispetto al cibo. Non abbiamo parlato di abbinamenti invece per la tintilia Catabo, se dovessi darci qualche consiglio. Sì, anche qui dicevo è la tipologia di vino che comunque si caratterizza per la nota alcolica, per questo aspetto impatto olfattivo sullo speziato e comunque la sua struttura, per cui comunque una portata molto strutturata. Grazie Carlo. Prego. Allora, io adesso vorrei chiedere invece ad Enrica Duva, titolare delle cantine d'uva di Larino, proprio di parlarci innanzitutto delle attività che svolgete. So che svolgete moltissime attività, sia a livello di fattoria didattica, quindi con i bambini. Insomma, siete molto attivi su diversi fronti. Allora, le attività che le cantine d'uva svolgono da almeno 7-8 anni sono legate sempre a un'idea di fondo, che è l'idea che poi rappresenta la filosofia aziendale. Gli antichi dicevano in medium stat virtus. Riprendendo questa bellissima frase, posso mettere insieme le parti che sono già dette dai miei amici, perché le cantine monisane hanno dei rapporti intensi tra di loro e dei rapporti di amicizia. C'è l'innovazione e c'è la tradizione. Vincenzo batteva moltissimo sulla tradizione e Sara sottolinea l'importanza dell'innovazione. Ciò che è il trade union tra le due parti e che ci caratterizza totalmente è la progettualità. La progettualità è un albero dalle profonde radici e dall'alta chioma. Le radici non hanno senso senza una chioma e una chioma non ha senso senza delle sue radici. La progettualità è l'elemento di fondo delle cantine d'uva. In questi anni abbiamo progettato, abbiamo realizzato un progetto che parte dalla tradizione, perché l'azienda è preesistente, è stata fondata negli anni 40 e già coltivava vigneti, e va verso il futuro. Questo andare verso il futuro significa che, prendendo quello che la tradizione ci ha dato, le nostre terre, la specificità delle nostre terre, collinari, media collina, 250 metri sul livello del mare, argilloso, calcare, esposte in un certo modo, con un certo livello di umidità. Bisogna fare il meglio in vigna, tenendo conto del passato e tenendo conto del futuro, quindi innovazione, ma conducendo il vigneto. I nostri predecessori, chi ha condotto l'azienda prima dell'avvento della nuova generazione, ci parlavano di allevamento. Allevamento è la parola che si adopera per indicare l'allevamento dei figli. Presuppone dedizione, cura e attenzione. Allora, il vigneto va allevato perché dia un certo frutto. Nell'allevamento devi inserire necessariamente l'innovazione, quindi l'innovazione nella cura, nell'effettuare le operazioni, certo, in vigna necessarie per impedire che l'uva abbia dei problemi, per impedire che la vite nel suo sviluppo abbia dei problemi, sono necessarie e vanno effettuate limitandosi il più possibile, tenendo conto del rispetto del territorio. L'innovazione significa poi vinificare in un certo modo, tenendo conto però di che cosa vai a vinificare, che caratteristiche ha l'uva che utilizzi, quindi mettendo insieme le due parti. Questa progettualità, che poi dà un senso al nostro lavoro, si esprime poi anche nelle attività aziendali. Facciamo, mi permetterete la parola, docenza per tutti, aperta a tutti.
Cioè educhiamo alla conoscenza del territorio, ci piace pensare che un vino debba esserne il testimone, né il testimone all'origine, perché rappresenta la sua vite e deve assomigliare il più possibile alla sua vite, quindi non deve essere artefatto nella vinificazione, ma deve testimoniare il territorio fuori dai confini regionali, nel suo nome, nel modo in cui si presenta e tirandosi dietro la conoscenza del suo paese di origine. Quali sono, Enrica, diciamo, le attività volte alla promozione dell'enoturismo? Questo ovviamente poi certo. A livello proprio regionale, ovviamente è una domanda che può essere estesa anche a voi. Svolgiamo le attività che si svolgono all'interno delle cantine, sono attività sia di promozione, diciamo, dei vini rivolte a un pubblico abbastanza eterogeneo, sia attività mirate come sono i laboratori di fattoria di dati. La fattoria di dati è stata un'idea che abbiamo iniziato a sviluppare nel 2005 ed è basata su laboratori sensoriali finalizzati a far riconoscere per gli adulti nel vino essenzialmente, per i ragazzini, i bambini, lavoriamo molto con i bambini, nella frutta, nella verdura, nei prodotti che vengono direttamente dalla campagna, a far riconoscere la qualità attraverso gli strumenti che la natura ci ha dato, cioè i nostri sensi, applicando soprattutto le tecniche, si chiama didattica integrata, che sono le didattiche che sono state create, sono nate come didattiche per i disabili sensoriali, che si basano sulla scomposizione dell'immagine mentale e alla ricostruzione di un'immagine mentale attraverso un'esperienza percettiva. Vi spiego in maniera più semplice. Quando io ho un bambino che vede, dico mela, il bambino si forma immediatamente nella sua testa un'immagine, una forma, un colore. Se questa stessa cosa viene detto a un disabile visivo, alla mela associa un profumo e una consistenza. Che cosa succede? Che quando con noi siamo consumatori che compriamo con gli occhi essenzialmente, non sempre ciò che compriamo con gli occhi è di qualità. Per ritrovare la qualità di quello che mangiamo dobbiamo sganciare la nostra conoscenza dalla percezione visiva e ritornare alle percezioni più dirette, il tatto, eccetera. Anche proprio dell'educazione. L'educazione alimentare, l'educazione al consumo consapevole. Dottor Tagliaferri, ovviamente, insomma, lei appoggia un po' questa quanto detto finora. In pieno, perché è lo sviluppo armonico del vino come cultura, del vino come crescita personale ed esaltazione di ciò che giustamente ha detto Enrico, la natura ci ha donato. Allora il percorso del vino è anche maturazione della propria personalità, è anche maturazione anche di una convivenza e di una socializzazione molto spinta. Ovviamente trattasi di una socializzazione che mira a qualificare verso il bene la persona, allontanando le medesime da percorsi devianti. Mi trovo veramente d'accordo con questa filosofia, certo. Se mi si permette di dire. Comunque si nota sempre nelle parole di Enrica tanta passione, tanto trasporto per quello che non solo è il lavoro, però poi diventa proprio anche un modo di vivere, proprio una filosofia anche sì, di vita. A proposito, vorrei, mi è consentito? Certo. Lanciare una ipotesi di progettualità, cioè si parla tanto di dieta mediterranea, ma posso dire perché da questa sera non parliamo di molisanità, che intrinsecamente porta il valore della mediterraneità? Identifichiamo molto meglio noi stessi come molisani, il territorio in cui viviamo, ma soprattutto coloro che del territorio, certo, ne hanno fatto un valore a servizio della persona umana. Quindi l'importanza comunque di preferire e di seguire sempre quella che è il percorso, insomma, della filiera corta, quindi i prodotti a chilometro zero, quindi partendo proprio da questo. La molisanità, un prodotto che dal raccolto deve raggiungere la tavola, più si allunga il tempo e più si indebolisce la qualità. Il prodotto deve essere raccolto maturo e deve arrivare a tavola.
La maturazione non può avvenire in imballaggi che fanno migliaia di chilometri. Il chilometro zero, o meglio il metro zero, ancora più significativo, è espressione di qualità, espressione di sapori, di gusto, ma soprattutto di ricchezza nutrizionale. Un alimento, sia esso un ortaggio, sia esso una frutta, che viene raccolto non ancora maturo, lontano mille chilometri, e che deve maturare, ripeto, negli imballaggi industriali, quando raggiunge la nostra tavola, ma siamo sicuri che ha conservato tutto il suo potere nutrizionale, maturando all'interno degli imballaggi? A me hanno insegnato che il frutto matura alla luce del sole. Quindi sviluppiamo questa cultura del ridurre il più possibile il tempo tra il raccolto e la tavola e l'assunzione dell'alimento, per non parlare poi della riduzione dei costi, della riduzione dell'inquinamento che comporta un trasporto a lunga distanza. Sara, io volevo chiedere adesso, avevo proprio questa curiosità, perché dalle passate, diciamo, puntate, insomma, di Salute e Sapori era emerso, parlando con i rappresentanti del comparto dell'agroalimentare, questo insomma mi rivolgo anche ovviamente a voi, la difficoltà di inserire i propri prodotti all'interno di quello che era il circuito molisano stesso, quindi diciamo c'è una sorta di diatriba tra quello che è la promozione della molisanità e poi molisani stessi che a volte non sono così aperti. Appaiono restii, ma forse sì, apparivano restii, perché adesso c'è stato proprio un procedimento, come diceva anche Enrica, di educazione. Quindi via via anche il consumatore molisano sta cominciando ad aprirsi verso i nostri prodotti. Cioè, al di là del costo, quindi come diceva anche il professore, che potrebbe essere alto, perché fino a qualche anno fa si reputava, no, un vino molisano deve costare poco perché è un vino. Ora no, cioè questo mito è completamente sfatato. Adesso su una tavola sono in molti comunque a spendere anche 20-25 euro per una buona bottiglia. Ecco perché il bere giusto, il bere sano in maniera consapevole. Cioè, al di là del comprare magari un bag in box oppure una damma di vino da consumare nell'arco di 2-3 pasti al massimo, no, beviamo bene, compriamo un buon vino, preferiamo degustarlo anziché berlo, perché c'è una netta differenza tra degustare il vino e bere il vino, però si beve con una certa consapevolezza, quindi si sta attenti molto anche a quello che viene messo nel vino, perché il discorso che facevamo prima, un po' del biologico, del biodinamico, rientra anche in questo settore, certo. Qui sì, si può raccogliere molta uva, magari da un tendone anziché da un filare, quindi produrre, fare un ammasso durante la vinificazione, avere un prodotto che magari è stato attaccato da una muffa oppure da un batterio e bere del vino così. Vino di scarsa qualità fa male alla salute. Torniamo poi al discorso dell'alcol. Sì, è vero, l'alcol preserva anche dall'invecchiamento del vino, perché adesso, al di là di quello che possa essere detto del consumo di un cibo fresco, che al massimo del rispetto, nel vino le cose cominciano a cambiare, perché un vino più è maturo, quindi un vino negli anni deve poter invecchiare bene. Quindi noi quando beviamo oggi una tintina del 2009, perché adesso entrambe, sia quella che abbiamo aperto prima riguardante la mia azienda, sia quella di Vincenzo Cianfagna, erano delle tintine del 2009. Però lì andiamo a bere un prodotto che comunque ha avuto una buona evoluzione nel tempo e ci auguriamo possa durare anche per oltre 10 anni. Vincenzo, tu concordi insomma con Sara più o meno, che sensazione hai avuto quando avete presentato in regione, in Molise, comunque anche il vostro prodotto? Comunque un'apertura e una educazione anche a quello che è il prodotto molisano da parte dei ristoratori, faccio un esempio insomma, ecco, per dare un po' l'idea ai nostri telespettatori, ma comunque che tipo di approccio c'è? Vabbè, adesso mi hai rivolto la domanda specifica sui nostri conterranei, insomma, sui molisani, sì. Ma bisogna rivolgerla in generale anche a livello nazionale e anche internazionale. Voglio dire, anche le genti molisani si stanno avvicinando al mondo del vino in modo diverso. Prima il vino era un alimento, ad oggi bere consapevole, bere giusto. Anche le aziende si rivolgono verso questa tipologia di idee,
perché cercano di produrre poco facendo delle lavorazioni particolari in vigna, quindi si produce poco ma di qualità. Quindi vogliamo riportare anche nelle nostre bottiglie, sì, la nostra specifica ideologia aziendale, però vogliamo portare quello che la natura ci ha dato durante il corso della stagione e portarlo in modo significativo e giusto, senza, quindi con un basso impatto ambientale, utilizzando le giuste quantità di solfiti, i giusti trattamenti, quindi mirati, non come si faceva una volta a cadenza. Ad oggi, se c'è bisogno di intervenire, si interviene. Se bisogna fare delle lavorazioni specifiche a livello manuale, quindi di radamento dei grappoli, quindi potatura verde, e quindi questo processo, questo lavoro si fa in tutte le fasi della fase vegetativa del nostro vigneto, quindi cerchiamo di produrre poco ma buono, quindi cerchiamo di educare anche i nostri consumatori, non solo molisani ma anche quelli al di fuori della nostra regione, quindi far conoscere in primis le nostre produzioni, avvicinandoli a seconda delle nostre ideologie specifiche aziendali. Io volevo chiedere adesso al dottor Tagliaferri, perché molto spesso si parla appunto dell'alcol, del vino, specialmente tra i giovani, e si vede una certa reticenza anche, insomma, è stata riscontrata, a favore invece di quelli che sono superalcolici. Cerchiamo invece di far capire, insomma, di dare degli indirizzi su come comportarsi, su cosa è meglio, ecco, per la salute umana. Sì, innanzitutto bisogna chiarire che l'alcol è tossico, per cui l'alcol assunto crea dei danni. L'alcol non crea dei danni soltanto se si assume al di sotto del livello consentito, del volume consentito, quello che dicevo all'inizio. Non dobbiamo assolutamente superare quei 35-40 grammi di alcol al giorno, che è la dose massima consentita dal fegato a smaltirlo nel migliore dei modi. Il vino contiene alcol, però non deve far paura. L'alcol contenuto del vino non deve far paura, anche perché quote basse di alcol assunto sono benefiche, soprattutto sul sistema cardiovascolare. Il vino fa buon sangue, non è dovuto soltanto ai polifenoli. A proposito, ci hanno dato del vino rosso, è bene chiarire che il vino è rosso perché contiene più polifenoli, che sono dei pigmenti e che danno la colorazione rossa rispetto ai bianchi, che hanno meno pigmenti, meno polifenoli. Ecco perché si dice che un buon bicchiere di vino rosso è più efficace da un punto di vista salutistico rispetto a un bicchiere di vino bianco, proprio perché il vino rosso contiene più antiossidanti. Anche l'alcol contenuto, assunto in maniera contenuta, ha i suoi effetti benefici soprattutto sul sistema cardiovascolare. Quindi il vino fa buon sangue dovuto sia agli antiossidanti sia all'alcol. Se non c'era l'alcol potevamo assumere tutto il vino che volevamo. Siccome c'è l'alcol dobbiamo ridurre le quantità anche dei polifenoli. Non superiamo i 2-3 bicchieri, quei 350, massimo 400 millilitri, massimo 400 grammi al giorno, 200 grammi a pranzo, 200 millilitri a cena. Sono due bei bicchieri che fanno bene alla salute. Grazie, dottore. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ma restate con noi perché ne scopriremo delle belle. Ed eccoci di nuovo in puntata con i nostri ospiti. Adesso ritorniamo proprio sulle cantine d'uva di Larino. Enrica, questa sera tu ci farai assaggiare uno dei vostri vini, la Tintilia, anche tu. Sì. Come mai questa scelta? Allora, ho portato la Tintilia, ho creduto giusto portare la Tintilia, perché la Tintilia in questi anni si è affermata come il brand del Molise, un po' l'emblema della regione Molise. Ci sono aziende che ci hanno investito molto, Sara lo diceva prima, ci sono tutte le aziende, diciamo, del medio-basso Molise, anche Vincenzo che è un po' più indietro, che hanno investito su questo vitigno autoctono. È chiaro che se il vitigno è autoctono, cioè un vitigno veramente che ha la molisanità nel sangue,
esso stesso un nostro fratello, se lo vogliamo chiamare così, è chiaro che diventa fuori dai confini regionali un simbolo, il simbolo della regione. E in questi anni devo dire che grazie anche all'investimento di comunicazione che è stato fatto, e ci tengo a sottolineare questo, dalle cantine, è stato fatto dal basso, dico io, cioè dalle cantine, dai produttori che non solo hanno recuperato il vitigno, hanno rimesso i vigneti, si sono preoccupati poi di vedere come vinificarlo al meglio per ottenere il miglior prodotto, la miglior qualità all'interno della vinificazione stessa, ma si sono tutto preoccupati di comunicare sulla Tintilia. Grazie a questa comunicazione supportata molto dalle associazioni che si muovono nel campo enologico, questa sera abbiamo l'AIS ma ce ne sono altre nella regione, questo vitigno e questo vino si è affermato come un marchio del Molise ed ha sicuramente trainato con sé gli altri vini, perché io condivido in parte quello che ha detto Sara, nel senso che quando siamo partiti, la nostra prima vendemmia è stata la 2001, quando siamo usciti sul mercato, tutta questa accoglienza facile nella regione Molise non l'abbiamo trovata. La regione Molise non era pronta, secondo me, ad avere più cantine, oltre la classica cantina, diciamo, risalente di Di Maio Onorato, che avessero prodotti diversi, che fornissero delle possibilità di scelta. Ed è stato un cammino lento, un cammino supportato dalle iniziative, supportato dall'andare nelle piazze, Sara si ricorderà, siamo andati proprio nelle piazze, quindi supportato dagli incontri, dai convegni, dall'attività dell'AIS, piano piano si è costruito un consenso, un emblema che ha tirato poi con sé anche il resto. Adesso sicuramente non è più così, ci sono ristoranti nel Molise che servono solo vini molisani, è una conquista per il Molise. Io ho vissuto 11 anni a Perugia, era normale che un ristorante avesse esclusivamente i vini umbri. Quando sono tornata a lavorare nel Molise questa normalità qui non c'era. Adesso ha cominciato ad esserci ed è una conquista dei produttori e delle associazioni che girano intorno. Penso che condividerete questo. Grazie, grazie Enrica. Allora noi adesso chiediamo a Carlo proprio di illustrarci un po' le caratteristiche di questo vino. Sì, Ilia di Angelo d'Uva, anche dal punto di vista visivo, presenta una buona limpidezza, il colore comunque ha la sua vivacità ed è leggermente più scarico delle altre due. Qui parliamo dell'influenza dell'ambiente pedoclimatico ma anche delle tecniche di produzione, quindi dietro il colore e le tonalità del vino ci sono tanti elementi che ovviamente i produttori conoscono molto, molto meglio di me. Vediamo anche qui la formazione di lacrime e archetti, quindi ci aspettiamo un vino che ha una sua consistenza, un suo contenuto di alcol. Dal punto di vista olfattivo ha un buon impatto con sempre i riconoscimenti sia di spezie riconducibili al pepe, alla liquirizia, ma anche di frutta matura, di more e di fiori rossi secchi. Pulizia sempre dei profumi che si percepiscono. Dal punto di vista gustativo anche questo è un vino secco, cioè non ha residuo zuccherino, ha la sua nota alcolica che però non dispiace affatto, che è ben equilibrata dall'acidità e dal tannino che, come dicevamo prima, è presente nei vini rossi. Ha un suo corpo, una sua struttura e, come gli altri due, comunque denota una piacevole fattura. Vorrei ricollegarmi al discorso della qualità. Quello che facciamo noi come AIS è dare indicazioni e invitare coloro che partecipano ai corsi, ma anche coloro con cui abbiamo a che fare, a riutilizzare i sensi, perché la qualità passa anche attraverso l'educazione del consumatore. Non bisogna bere e mangiare senza utilizzare i propri sensi, quindi questo è uno degli elementi che fa crescere tutto il mondo del vino e del cibo e la qualità di questi settori.
Ecco, io volevo tornare proprio a un discorso che abbiamo fatto inizialmente, cioè l'importanza di creare rete tra i produttori ovviamente locali, e un esempio è proprio l'attività del Movimento Turismo del Vino, di cui Sara oltretutto è segretaria, quindi ci potrai anche un po'. Noi abbiamo avuto ospite di Salute e Sapori Gabriele Di Blasio, il vostro presidente, sì, quindi ne abbiamo parlato, abbiamo seguito Cantine Aperte come manifestazione, quindi ci siamo conosciuti anche meglio in queste occasioni. Ecco, quanto è importante la rete? Quella è importantissima perché per poter reggere anche la competitività sia a livello nazionale ma anche estero, la cosa più importante attualmente è quella appunto di creare, non dico dei consorzi perché sarebbe un discorso forse un po' troppo impegnativo, ma proprio delle associazioni come quella del Movimento Turismo del Vino, che oltre a favorire il flusso di enoturisti, ma favorisce soprattutto una cultura del vino, quindi una cultura sana, una cultura del bere giusto, ma soprattutto, come mostra anche Cantine Aperte, favorisce la conoscenza da parte del consumatore di tutto quello che c'è dietro la bottiglia di vino, quindi del lavoro del produttore, della vigna, di tutto quello che c'è dietro. Ora, oltre a Cantine Aperte, sono vari gli appuntamenti fissati dal Movimento Turismo del Vino, perché abbiamo Natale in cantina a dicembre, Benvenuta a Vendemmia a settembre, poi mi aiuteranno gli altri, San Martino in cantina, quindi Calici di Stelle Calici adesso ad agosto, infatti ci stiamo muovendo per poter organizzare questo ulteriore evento che verrà fatto in una delle piazze. Ecco, infatti qui vediamo appunto delle immagini, proprio questa è la cantina Cianfagna, quindi l'importanza, insomma, voi avete con mano, ovviamente voi che avete partecipato, quindi sia Enrica sia Vincenzo, toccato con mano anche la qualità dei visitatori, quindi in un'intervista che abbiamo fatto Enrica mi dicevi che c'è anche molta consapevolezza, quindi non è il classico ecco turista di passaggio che magari viene a bere del vino, a consumare insomma un bicchiere di vino, ma c'è comunque una cultura dietro, un'educazione. L'educazione che appunto viene data, ma Enrica saprà insomma sicuramente spiegare meglio di me questo processo. Siamo, e veramente le cantine aperte che sono state fatte quest'anno sono proprio il punto di arrivo di anni in cui le cantine aperte hanno, quando abbiamo cominciato è stato difficile, come tutte le cose nuove, proporre un tipo di attività che non era la bevuta collettiva, ma voleva essere la presentazione del lavoro del vignaiolo in origine e capire, appunto diceva Sara, cosa c'è dietro una bottiglia, perché poi una bottiglia arriva ad avere un certo prezzo, certo. Perché il prezzo è legato a tante cose, a tante variabili che hanno tutte la loro importanza, e quindi arrivare a comprare bene, salutisticamente bene, ma anche comprare avendo in mente che dietro c'è il lavoro di uno staff, c'è il lavoro di un'azienda, c'è anche un investimento sul territorio, perché sicuramente fare vino nel Molise è molto più difficile che farlo in Toscana, proprio molto più difficile, proprio negli ostacoli, certo. Adesso sorridono, pratici che si incontrano ogni giorno. Però ecco, quindi, diciamo, dei paesaggi comunque non hanno nulla da invidiare, no, ovviamente. Nulla da invidiare. Ecco, qui vediamo Terre Sacre, anche Alfredo Palladino è stato nostro ospite di Salute e Sapori, ha partecipato anche lui a Cantine Aperte, quindi poi è stato anche molto bello, visto ovviamente dall'esterno, la diversa chiave di lettura che voi avete dato, quindi ogni cantina ha dato un'interpretazione a questo evento. Per esempio abbiamo visto le immagini proprio della scelta fatta dall'azienda agricola Cianfagna, cioè di creare un clima molto informale anche all'interno, quindi sia con i prodotti proprio provenienti dalla vostra famiglia, insomma c'era appunto tutta la famiglia che partecipava un po' a questo evento. Sì, era la nostra prima volta che partecipavamo a Cantine Aperte, quindi ci tenevamo, come anche altre realtà molisane, a far conoscere le nostre produzioni, l'areale dove viene prodotta la nostra dentiglia, insomma. E quindi notiamo che anche da parte dei consumatori, in primis molisani, abbiamo avuto sono venuti molti conterranei, insomma, erano ansiosi di sapere, quindi si informavano sul processo di lavorazione, soprattutto anche sui metodi. Perché diventa un pubblico orgoglio, più, ecco, giusto, proprio sì. Per il molisano avere insomma voi, un pubblico cioè più educato, un pubblico più educato e che ha voglia di sapere, insomma. Stiamo vivendo questa sì, fase in Molise, insomma. Sì, però se permettete, la manifestazione che ha un altissimo valore,
raggiunge soltanto chi partecipa, ed il più delle volte partecipa chi è più vicino alla cantina. Io sono sempre convinto che dovete, come produttori, superare la barriera istituzionale o l'obbligo istituzionale dell'etichetta di pochi centimetri. Io sto lanciando a livello nazionale, anche più, in più occasioni nel Molise, e approfitto anche della presenza di questa sera, voi dovete superare l'etichetta e dovete andare verso il libretto della salute alimentare, una carta di identità etica in cui dovete spiegare tutti i vari passaggi che il vino subisce prima di arrivare a tavola, dopodiché le notizie salutistiche. Il libretto della salute alimentare vi permette di raggiungere, ed ecco la rete di comunicazione tra il produttore ed il consumatore. Il libretto della salute alimentare rispetta di più il consumatore, che resta sempre il soggetto e protagonista di una libera scelta. Allora il libretto della salute alimentare, proprio perché carta d'identità, fa la storia di tutta la tracciabilità, sia come produttori, sia come nutrizionisti, per dire al consumatore: tu questo prodotto lo devi scegliere non perché io come produttore dico che è qualitativamente valido, ma lo devi scegliere perché non solo è di qualità, ma ti fa bene alla salute. Ecco, questo è il progetto che secondo me bisogna portare avanti nel Molise. Dal momento che l'idea è mia, facciamola partire dal Molise e non dalle altre regioni. Penso che sia un'interfaccia formidabile, soprattutto per chi non può partecipare a questi eventi bellissimi di apertura delle cantine e di partecipazione però di cittadini sempre limitati. Guardiamo una rete con i consumatori molto più lontana dal nostro Molise. Io volevo chiedervi, insomma, qual è secondo voi quello che potremmo definire, insomma, il ruolo delle istituzioni. Cioè, adesso tocco probabilmente un tasto dolente, però io ci tengo particolarmente perché bisogna comunque evidenziare anche quelle che sono le pecche, insomma, della nostra regione, anche di chi ci governa, no? Quindi comunque far emergere anche in occasioni come questa, una trasmissione, quindi ci rivolgiamo ad un pubblico ovviamente che ci segue, cioè quali sono le difficoltà che voi riscontrate magari quotidianamente, non so, insomma, oppure in linea generale, e che vorreste comunque vedere semplificato in qualche modo? Beh, io credo di poter dire, non solo per me, non solo per le cantine d'uva, di poter dire un po' per tutti, tutti coloro che lavorano in questo settore, e ce lo siamo detto tante volte, l'abbiamo anche detto in altre occasioni, che la principale difficoltà è l'assenza a livello istituzionale di una comunicazione sulla regione. Sulla regione, io non dico sui singoli vini, ma sulla regione. Quando abbiamo cominciato dovevamo spiegare ogni volta dove stava Larino, dove era Campobasso, dove era il Molise. Ora, questo veramente si arriva a livelli incredibili. A raccontarlo adesso sembra quasi uno scherzo, ma io ricordo telefonate con le guide dove bisognava spiegare proprio la collocazione geografica, e non sempre tutti ti capivano. Allora, far conoscere il territorio della regione significa trainare dietro tutto il resto. Allora, investire sulla riconoscibilità, per esempio, faccio l'esempio del Vinitaly, che è la manifestazione, tra le manifestazioni più importanti per chi fa vino. Riconoscibilità dello stand. Riconoscibilità significa che chiunque entra nel padiglione immediatamente deve essere portato ad andare verso la regione, cioè deve avere un elemento talmente identificativo della regione Molise che lo incuriosisca ad andare verso la regione Molise. Allora, se si investe sulla regione Molise, penso che tutti quanti fate caso che si fanno le pubblicità di tutte le regioni, l'unica pubblicità, certo, che non passa mai è una pubblicità sulla storia, sull'arte, sulle tradizioni, sulle bellezze paesaggistiche e via di seguito della regione Molise, perché nel momento in cui la regione Molise esce dall'ombra, indirettamente si tira dietro tutto un discorso, e si tira dietro anche i produttori di vino, perché un turista, io ho un'attività turistica connessa all'attività della cantina. In questi anni, 10 anni di attività, io ho avuto
turisti provenienti da tutte le parti d'Italia e loro ti dicono proprio questo: per caso, perché ho visto una trasmissione, perché un'agenzia che ha avuto più coraggio degli altri ha messo in vetrina un pacchetto sul Molise, ho scoperto una regione che ha montagna, mare, collina, pianura, castelli, buoni prodotti, e io non la conoscevo. Allora, il Molise è anche piccolo territorialmente. Quindi cioè uno abituato, semplice, appunto, uno che vive a Milano, se lo fa in un'ora, se lo fa da nord a sud, sembrano distanze piccolissime, sembra di stare in paradiso, molti lo dicono chiaramente, ritornano. Allora, questa cosa è stata fatta anche questa dal basso, andrebbe fatta a livello istituzionale, secondo me. Penso che le istituzioni hanno un obbligo morale irrinunciabile. Certo. Nell'agroalimentare, se l'agroalimentare deve esprimere qualità, la regione, le istituzioni devono preservare il territorio e l'ambiente. Certamente. Se non si preserva il territorio e l'ambiente, è la base. La cantina Ciafagna parlava di biologico. Se vogliamo che questa regione esprima un agroalimentare differente in termini di qualità, allora le istituzioni devono evitare ogni impegno che mortifichi l'ambiente ed il territorio, altrimenti di qualità nei prossimi anni non ne possiamo parlare. Sara, tu concordi insomma con quanto detto, quindi promozione del territorio, promozione anche turistica ovviamente, e da lì a cascata insomma tutto quello che ne deriva, certo, perché fino ad ora diciamo che è successo un po' il procedimento inverso, come diceva Enrica, siamo stati noi produttori a vendere, ad andare all'estero, a far conoscere il prodotto e a portare gente in Molise. Generalmente avviene sempre il contrario. Vincenzo, invece, per quanto riguarda proprio questa curiosità dell'estero, no? Del mercato estero, proprio verso il prodotto molisano, tu riscontri questa cosa? Quindi per esempio per quanto riguarda la produzione insomma, dei tuoi vini. Allora, l'approccio mio con l'estero, penso che anche con le altre realtà, è questo, insomma, che realtà molto importanti, quindi paesi emergenti, Cina, Giappone, nel mio piccolo posso esprimere la mia opinione, insomma. Si stanno rivolgendo verso le piccole realtà, le piccole produzioni, quindi vini sconosciuti, vini da far conoscere, quindi si stanno un po' allontanando dal classico vino che ha il nome blasonato, insomma. Quindi adesso è il momento giusto, secondo me, quindi per spronare anche le istituzioni a far bene affinché il Molise venga conosciuto a livello nazionale soprattutto e poi anche internazionale, insomma. Perché molte volte, come diceva anche Enrica, anch'io da pioniere insomma, prendevo la mia cartina geografica molisana e spiegavo la collocazione a livello nazionale dove c'era la regione Molise e poi dopo spiegavo il territorio e i nostri vitigni, insomma. Quindi abbiamo fatto un po' da samaritani, un po' da educatori anche all'estero. Però abbiamo questa inversione di tendenza che gli acquirenti esteri si stanno rivolgendo verso prodotti sconosciuti anche perché loro vogliono portare e far conoscere prodotti nuovi che comunque non insistono sui loro mercati, insomma. Quindi diventa comunque basilare ovviamente la comunicazione, quindi come diceva un po' prima Enrica, anche per esempio il Vinitaly, io ho partecipato in qualità insomma di inviata di Molise TV proprio al Vinitaly con qualcuno di voi, appunto ci siamo conosciuti proprio lì, serve partecipare, serve esserci materialmente insomma in queste fiere. Diventa necessario, ovvio che la fiera è sempre fine a se stessa perché come dicevamo adesso in macchina con Enrica, per prendere i contatti, quindi per partecipare al Vinitaly si lavora per un anno, esatto, poi lì è un punto di incontro dove appunto vengono assaggiati i prodotti, si fanno due chiacchiere, si scambiano degli accordi per poi concludere il contratto finale, questo sì. Riguardo invece, ecco, ritorniamo insomma un po' al discorso che facevi anche tu, sul padiglione del Molise e della sua riconoscibilità, qual è il neo che quest'anno insomma avete oppure negli anni passati avete riscontrato? Poi ti dico il mio parere da esterno, da visitatrice. Posso parlare solo per gli anni passati perché quest'anno e anche con, devo dire, con dispiacere non siamo... ci siamo trovati a dover scegliere, non siamo andati con la regione Molise, abbiamo avuto un nostro stand con un'associazione di produttori che condividono il nostro modo, la nostra filosofia, se la vogliamo chiamare così, aziendale, per cui abbiamo scelto una collocazione extra regionale.
Questa è stata una scelta legata sia a questa associazione, ma anche al fatto che c'erano stati dei nei negli anni precedenti, delle situazioni che non ci erano piaciute. Soprattutto la situazione è questa: la fiera è, come la dice la parola stessa, un luogo di incontro, un luogo dove si dovrebbero incontrare molte persone, si dovrebbe avere la possibilità, come dire, per un'azienda di aprire una vetrina, veramente di aprire una vetrina verso gli appassionati, anche i non appassionati, verso tutti coloro che lavorano nel settore, perché poi Vin Italy è essenzialmente una fiera diretta agli operatori. Ora, che cosa succede? Che per molti anni abbiamo lavorato con il lavoro fatto a monte, come Sara dice, gli anni interi contatti, venivano i nostri importatori, eccetera. Il ricambio, cioè la possibilità di incontrare altre persone attraverso, come devo dire, uno stand accattivante che attirasse l'attenzione anche di chi non conosce il Molise, non lavora con il Molise, ma curioso, si aggira tra i padiglioni. Noi per anni non l'abbiamo riscontrato questo. Quest'anno abbiamo scelto una location diversa, una sistemazione diversa, abbiamo fatto un Vin Italy molto al di sopra delle aspettative, con tantissimi contatti nuovi. Allora, il luogo dove si posiziona lo stand, il modo in cui è fatto lo stand, secondo me hanno la rilevanza. È come uno che si, scusatemi, permettete, uno che si veste con un vestito comprato dai cinesi o col Dolce & Gabbana. C'è una differenza notevole, credo. Vincenzo e Sara invece loro hanno partecipato proprio nello stand del Molise, quindi comunque una scelta, ecco, un po' diversa da quella fatta da Enrico e dalle cantine d'uva. Cosa avete riscontrato, cioè, con estrema tranquillità? E poi vi dico appunto il mio parere da visitatrice, perché anzi ve lo dico prima così non vi sentite. Ecco, ovviamente io ho notato una poca riconoscibilità. Ecco, cioè, quindi faccio comunque, insomma, a parte le cantine, quindi il posto in cui, ecco, voi avevate i propri prodotti, però a livello, come dicevamo, di una sorta di appeal proprio dello stand stesso, peccava molto. C'erano degli stand delle altre regioni curati nei minimi dettagli. Noi avevamo, ecco, mi permetto di dire, le tavole, i tavolini dei bar. La situazione è comprensibile perché, insomma, c'era governo regionale che doveva essere formato, quindi purtroppo, insomma, è stata un... Beh, io spero sempre di riuscire al meglio e quindi di poter migliorare le cose. Ovviamente sì, questa è una grande pecca perché... Ma, Sara, scusami, mi dicono dalla regia che c'è una telefonata da casa. Pronto? Pronto? Sì, la sentiamo. Tiziana? Sì. Allora, Tiziana, sono Laura. Ciao Laura, salutiamo Laura Sansone che è una nostra collega e amica qui di Molise TV. Allora Tiziana, intanto io voglio farti gli auguri di buon compleanno in diretta. È una grazie sorpresa mille. Che ti volevo fare. Grazie mille Laura, apprezzatissimi. Sono veramente felice. Intanto poi, vabbè, è un caso dire sempre complimenti per la trasmissione, ma è un dato di fatto. Intanto volevo anche complimentarmi molto con le aziende vinicole presenti, perché indubbiamente io le conosco quasi tutte, loro si ricordano meno di me, ma io conosco bene tutti quanti loro e faccio i miei più grandi e vivi complimenti, prima per la produzione ottima che fanno, poi per il fatto che stanno dicendo adesso in trasmissione l'assenza delle istituzioni, e questo è il neo grande del Molise. Se le istituzioni non prenderanno a cuore sia l'enogastronomia e il turismo, il Molise potrà smettere la parola fine. Se ho torto, ditemelo. Un augurio a tutti voi, buona trasmissione ancora e a presto vederci. Grazie mille buona Laura. Buona trasmissione, arrivederci, auguri ancora. Grazie, grazie mille. Ciao. Bellissima sorpresa di Laura Sansone. Ecco, quindi comunque ovviamente sì, vi rinnoviamo insomma questi complimenti ovviamente proprio per l'attività che portate avanti. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, ma voi restate con noi. Ed eccoci di nuovo in puntata con i nostri ospiti. Io volevo adesso chiedere proprio una curiosità proprio a Sara ed Enrica. Il vostro ruolo di donne imprenditrici è difficile, è stato complicato, poi in un mondo comunque che è stato fino a pochi anni fa prettamente maschile, quello comunque del vino. Ecco, cosa mi dite al riguardo? Prego, voi...
Ma oddio, la mia è un'esperienza un po' particolare, perché poi, voglio dire, è anche divertente, quindi io non sono in grado di dire se ho trovato delle difficoltà o comunque cose del genere. Cioè, so solo che per me il lavoro è fondamentalmente divertimento, perché quando ti piace fare una cosa, comunque la fai con passione, ci metti l'anima, allora tutto diventa più semplice, questo sì. Tu invece, Enrica, stessa cosa. Io ho un'esperienza un po' diversa da quella di Sara, perché Sara viene da una famiglia, quindi in qualche modo c'è nata dentro, diciamo così. Io non ci sono nata dentro, ci sono arrivata. E personalmente condivido il fatto del divertimento, che io però traduco in una parola che è passione, mm-hmm. passione per il proprio lavoro. E dico che l'imprenditoria nel mondo del vino al femminile incontra delle difficoltà. Io l'ho incontrata all'inizio delle difficoltà. Ah, ecco. Soprattutto perché ecco, c'è proprio un SMS qui di una nostra telespettatrice, ecco. Probabilmente, ecco, sì. Che chiedevano la stessa cosa, quindi, appunto, insomma, cioè delle difficoltà che ho trovato, che all'inizio, per esempio, quando cominciavo a rappresentare l'azienda, spesso e volentieri mi dicevano: ah, sei venuta tu, vuol dire che Angelo è impegnato. Ah, avevano, ecco, questa visione della sostituta dell'ultimo minuto. Poi, piano piano, anche qui un'opera di educazione, bisogna cominciare nel Molise soprattutto, mm-hmm. insegnare che si può fare un lavoro di impresa, che non tutti lavorano nel posto pubblico, nel posto cosiddetto fisso, ma si può lavorare nell'impresa, che si sia donne o giovani o anche uomini. Quindi ho dovuto un po' fare un po' di gavetta e piano piano mi sono guadagnata, diciamo, ecco, un posto aziendale, ritagliandolo anche sulla mia personalità. Quindi io sono una docente, quindi mi sono dovuta ritagliare uno spazio nella comunicazione, anche far capire che la comunicazione, quando è donna, funziona meglio. Ecco. Allora, leggiamo insieme qualche SMS. Buonasera, vorrei chiedere al sommelier quando sono in programma i corsi dell'AIS. Grazie. Ecco, diamo subito la parola a Carlo. Noi stiamo appena chiudendo il terzo livello, partiremo con il primo fine settembre, inizio ottobre, e invito a visitare il nostro sito, così lì avranno tutte le persone interessate le informazioni. Allora, ne leggiamo un altro, questo è a metà, complimenti per l'allegra puntata, ecco, ci avranno visto a nostro agio. Allora, il dottor Tagliaferri: sono diabetico ma non riesco a rinunciare al vino a tavola, che quantità è consigliabile per evitare i danni? Grazie. È stato un po' distratto il nostro amico Giovanni da Baranello, perché... Se non ci sono complicanze epatiche, liberamente il diabetico può assumere vino nelle quantità che ho detto prima, un bicchiere a pranzo, un bicchiere a cena, però deve conteggiare le calorie nel compito totale della giornata. Ecco, c'è un'altra domanda per il nutrizionista: in che misura è consentito l'utilizzo di alcolici durante una dieta? È difficile conciliare una restrizione calorica con il vino. Se si ha la forza di far rientrare le calorie del vino nell'ambito della restrizione calorica, ben venga anche questo aggiustamento. Grazie, dottore. Allora, ne leggiamo un ultimissimo, se riusciamo, prima di chiudere. Allora, buonasera, con rammarico apprendo che l'ultima puntata di Salute e Sapori, ahimè sì, vi lascio i miei complimenti per il programma. Noi ringraziamo ovviamente per aver affrontato in maniera semplice argomenti tanto complessi quanto quelli medici. Grazie a Francesca che ci ha scritto questo gradito SMS. Bene, io adesso devo proprio chiudere la puntata, oltre a chiudere questa stagione di Salute e Sapori, la chiudiamo con una bella torta, ecco, ovviamente festeggeremo insieme anche per voi. Io vi ringrazio, ovviamente ringrazio i nostri ospiti, proprio anche da parte della redazione di Salute e Sapori e di Molise TV, per aver partecipato, per aver risposto agli interrogativi del nostro pubblico da casa. E volevo a questo punto, visto che siamo in termine di puntata, ringraziare invece tutti i miei colleghi, collaboratori, quindi la parte tecnica, Giulio a nome di tutti,
tutti ovviamente, il nostro regista, voglio ringraziare l'editore di Molise TV che mi ha dato questa grande possibilità quindi di condurre un programma molto interessante, mi ha fatto conoscere molte persone, molte realtà e quindi lo ringrazio vivamente. Ringrazio anche i miei colleghi giornalisti che mi hanno dato un grande supporto per tutto, per la realizzazione insomma dei servizi, delle brutte notizie della settimana, dei consigli utili. E vi lascio insomma questa sera anche a una prossima edizione magari di Salute e Sapori. Buona serata e grazie dell'attenzione.